Kenya si sta scegliendo, si sta confrontando con il digitale terrestre, quindi dice perché il fatto che la forma è voluta? Allora, la risposta è che non poteva fare il versamento Mediaset, non poteva fare il versamento da Rai, nessuno dei broadcaster generalisti che operano ad analogico poteva fare il versamento, nel senso che se un cambiamento che nasce da un processo operativo europeo prima di italiano decide che nel giro di 3 anni tutta la televisione che oggi è analogica, che entra nelle case non attraverso la parabola, il cavo, eccetera, che diventerà digitale, è impossibile non cominciare direttamente a pensare che cosa si possa fare in questo scenario che è sicuramente lontano. Quindi i primi aspetti sono capire se c'è lo spazio per fare dei canali più rispetto alla multicanalità, poi se si può dare la digitale terrestre, non lo è ancora in questa fase a pieno regime, ma lo sarà evidentemente con una frequenza analogica genera 5 frequenze digitali, quindi c'è molto spazio per questo, c'è spazio per i dati, c'è spazio per una forma di interattività. Quindi è evidente che sin da subito si è guardato a questo come un dato